Buon salve a tutti quanti ragazzuoli, piaciuto il video di ieri sul mio mazzo da Legacy? Spero di sì, perché oggi vi porto un po' di gameplay. Ne voglio fare tanti ragazzi, mi piace giocare a figurine, soprattutto online quando posso registrare, quindi cercherò di farne il più possibile. Ho registrato queste partite giusto l'altro giorno ed ho deciso di raccoglierle in un video per via della loro natura particolare. Ma vedrete, non voglio spoilerarvi nulla. In ogni caso, prima di giocare, un riassunto del mazzo che potete vedere qui sullo schermo. 4 Dark Confidant che fa pescare, 4 Rotting Regisaurus che picchia parecchio al modico costo di 3 mana, anche se poi ci fa anche perdere una carta durante ogni mantenimento. Fine. Come fine? Sì. Anche se sto lavorando a una versione con due copie di Turach, cioè la creatura leggendaria di Modern Horizon 2, nella versione attuale abbiamo solo 8 creature. Però, se vi può consolare, di side ci sono niente po' di meno che 4 Plague Engineer. Planeswalker. E qui, signori, è sagra. La sagra della Liliana, una delle mie festività preferite, tra l'altro, mi varrebbe da aggiungere. 4 copie di Liliana del Velo, 2 di Liliana The Last Hope, che è la Liliana un po' più o meno utile, ma comunque costa 3 e comunque appoggiata lì e lasciata intoccata, mi mette giù un ultimate, ragazzi, veramente molto importante. Poi per finire, 4 copie di Ashok, perché questo Ashok qui è veramente forte. È appoggiato di primo turno con Rito Oscuro, spacca davvero tanto i maroni, e non solo alla direzione, spacca veramente a tutto. Stregonerie? 12 per scarti, 16 se andiamo a contare le 4 Liliane. Tanti, ma mai troppi, perché uno scarto fatto bene e soprattutto fatto presto è quello che contraddistingue una partita persa in partenza da una che possiamo vincere. Io gli scarti li voglio vedere e li voglio vedere presto e subito per andare a rallentare, se non distruggere addirittura, quella che è la strategia dell'avversario e finalmente a far partire la mia. Reparto istantanei, 4 riti oscuri. Ah, il legacy in una carta. Ci permettono di fare le peggio porcate e di giocare qualsiasi carta contenuta nel mazzo a turno 1. 4 Sudden Edict, editto improvviso. Split Second Baby, alla faccia dei counter nemici. Prima giocavo Eliminate, che onestamente considererei ancora come eventuale seconda scelta dovessi aggiungere Removal. È vero che uccidono pure i PV, che è sicuramente un bonus da considerare, ma lasciano fuori dal loro raggio di azione Jace the Mind Sculptor e Karn, quello a costo 4 che è tuttora gli artefatti dalla side, che devo essere sincero, è un gran bel malus. Per finire, 22 terre, per lo più basiche innevate per poter accedere a Dead of Winter Inside contro mazzi creaturosi come White Winnie o Tramutanti. Sì, ho trovato anche quelli, ok. Più 4 castelli di Loctavenna per pescare, soprattutto dopo esserci svuotati la mano, colpi 1 di Liliana e il drawback del Regisauro marcescente, putrescente, quel che è, 4 Wasteland, tra virgolette, to be added, e per finire 2 Mishra's Factory, che danno un pochettino quel fattore di aggressione in più e sono terre animabili, che però, avendo un sacco di basiche neve, potrei sostituire con dei Faceless Heaven. Non lo so, che ne dite? Lascio a voi la questione nei commenti. Esattamente come per il video di ieri, anche questo video è sponsorizzato da Fantasia Store. Visitate il loro sito per i vostri acquisti di Magic, Warhammer o di giochi da tavolo ed utilizzate il codice sconto DUEL5 per ottenere uno sconto del 5% sui vostri prossimi futuri acquisti. Bene, 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 Game One. Ed è una mano che posso veramente amare, anche se gli manca la terza terra, ma insomma, quelle le peschiamo. Scartino. Oh wow! Oh wow, Goblin! Goblin è preoccupante perché ho avuto un brutto flashback dell'ultima volta che ho giocato contro Goblin, che mi ha fatto la K di primo turno, che mi ha attaccato per metterci Muxus. Non è stato bello. Però adesso sta per beccarsi due Turach,
di secondo turno e potrebbe risultare importante. Soprattutto visto che gli ho tolto con la terra là che gli dà due mana. Sì, ok, questa la vedo veramente molto bene come partita. Gli abbiamo lasciato Muxus in mano e quindi a meno che non mi rifà la partenza di Lacquè su Muxus, direi che possiamo portarcela a casa. Dobbiamo solo vedere la terza terra, che non sarà difficile. Probabilmente non sarà neanche facile in realtà, però ok. Boh, vediamo se gioca qualcos'altro. Il fatto che sia rimasto fermo a una terra mi fa veramente pensare molto bene. Questo glielo togliamo subito a sto punto così che non possa farci mana. Questo non è una terra, ma sicuramente interessante come pescata. Aia. Aia. Vabbè, Calice a 1, tanto quell'altra Durres non te l'avrei mai fatta, proprio in tutta la vita non te l'avrei mai fatta, quindi ok. Però anche questa pescata non è che mi abbia eccitato particolarmente, ma non importa. Adesso può farmi drop a 3 più che altro, quello... Aia, ecco, questo è brutto, però ok, glielo faccio in pila l'abilità, o ancora meglio al cambio fase. Ah, che bello questo editto su un Humble Master. Molto importante, terra. Oh, e adesso hai 3 turni. Adesso hai 3 turni, amico. Che però in realtà sì, anche 3 carte in mano. Non lo so. Vediamo un attimo. Vabbè, scarto uno dei miei drop a 1 resi inutili dal calice. Pesco un altro drop a 1 reso inutile dal calice. Non importa, perché stiamo mettendo una race abbastanza importante e quindi va bene anche così. Ok, no, non so se fosse stata una mossa di disperazione o perché se lo fossi dimenticato, ma non importa. Abbiamo anche la terra eventualmente per fare quell'ultimo colpo di race finale che potrebbe aiutarci dopo, ma insomma, secondo me la partita è abbastanza vinta. Figata. Figata. Va bene, side time. Tra l'altro mi sono reso conto di non avere preso gli ingegneri, ma abbiamo le peste ingegnerizzate che fanno più o meno la stessa cosa e da un certo punto di vista sono anche più difficili da rimuovere, quindi figo. Sì, butto dentro altri due editti perché in realtà mi sono reso conto che l'avrata sarebbe anche figa, però sì, non so mai se avrò abbastanza terre per uccidere tutto quello che c'è da uccidere. Quindi io adesso andrei a levare probabilmente dei Planeswalker. Tipo le 4 Liliane che cioè, sono sostanzialmente la stessa cosa di un editto e probabilmente anche un paio di Ashok. L'altra Liliana la lascio perché va a uccidere le creature piccoline, quindi ci sta. E i due Ashok secondo me comunque rimangono perché ci sono i goblin che fanno cercare. Ma che bella mano! Basta che non mi faccia calice a uno di primo e gli faccio abbastanza schiaffi, gli do veramente abbastanza schiaffi in faccia. Dico, Ashok ne ho tenuti un paio perché si gioca comunque la matrona che va a far cercare pezzi dal mazzo. Quindi, boh, quel genere di cosa che secondo me. Ah, ok, già il fatto che non abbia fatto drop a uno, che non sia il prospettore di Skirk o Lacquè, è figo. Poi, vabbè, ragazzi, io ho la mano di Dio, cioè, doppio peschino. Ah, ecco, proprio questo pensavo. Matrona. E Ringleader, che anche quello fa. Non sono sicuro se Ashok funzioni sul Ringleader, ma c'è la matrona, quindi va bene. Anche il capitano, in realtà, che dà rapidità più uno a tutto, è importante. Sarei tentato di scaltare quello, ma in realtà scarto la matrona, perché in questo momento il capitano non lo può castare. La matrona me la poteva fare subito in faccia e io non avrei fatto in tempo a giocare Ashok per contrastarlo. Quindi va bene così. Figo. Ok. Vediamo cosa mi hai pescato, che tanto ti becchi un altro scarto. Non sei riuscito a farmi calice a uno e quindi schifo. C'è un'altra tomba, quindi nel dubbio io levo l'altro ringleader e quindi o mi peschi la seconda montagna o non mi fai niente. E nel dubbio io farò la peste al prossimo turno se c'è qualcosa di importante giù, tipo questo. Ok, tipo questo, che è molto molto importante, se no avrei messo probabilmente il dinosauro per iniziare a fare race a questo punto, però va bene. Tac, meno uno ai goblin. E boh, probabilmente dal prossimo turno possiamo anche iniziare a fare. Oh mio Dio! Giuro, non ho manipolato le pescate. Vabbè. A questo punto,
Io inizio con Ashok, perché boh, una matrona che va a cercargli pezzo. In realtà, pensata, perché non sono sicuro di come funzioni in questa situazione. La matrona entrerebbe col meno uno addosso. Triggererebbe l'Entered Battlefield, non sono sicuro, però nel dubbio apparecchiamo, così siamo sicuri che l'avversario ci odi a morte. E ok, infatti ha concesso. Prossima partita. Ok, sono convinto, manca sempre quella terza lamba che potrebbe farci giocare in curva, ma va bene, è una mano che mi piace, ok. Parte l'avversario che mi piace un po' meno, ma va bene. Che tra l'altro sta mollicando tipo a tanto, parecchio, quindi mi fa pensare tipo a un combo che ha bisogno di avere in mano le carte giuste per chiudere velocemente, però cazzo, quei due scarti, cioè, devono essere utili per forza, quindi... Secondo me possiamo ancora giocare. Dipende molto dal combo, ovviamente. Però possiamo ancora giocarcela. Tipo Reanimator, secondo me possiamo farcela. E qualcosa di un po' più macchinoso, tipo Storm. Col fatto che abbiamo Ashok, se riusciamo a calarlo abbastanza velocemente, possiamo ancora giocarcela. Cioè, soprattutto due scarti e più Ashok che toglie il cimitero. Boh, possiamo farcela, secondo me. O no? O non fare calice. No, ti prego, non fare calice. Oddio, sto pagando il calice. Oh, cazzo, ha fatto calice. Ok. Ok, siamo mostruosamente molto più nella merda rispetto a prima, ma va bene. Possiamo ancora farcela, spero. Bob può essere importante, perché il patto... Ora ci penso, potrebbe essere sia Prison... Che il Drazi in realtà. Se è il Drazi ci sta perché i due editti gli dovrebbero togliere abbastanza roba. Se è Prison invece è... Oh, mi sa che Mono Red Prison sì. È un po' più complicato perché non potendogli scartare la roba a turno 1, se lui appoggia giù tipo un ponte intrappolante o qualcosa del genere... Cazzo, oltre drop 1. Maledetti drop 1. Ok, Bob. Bob, il piano è questo: sopravvivi, ci fai pescare la terza landa e magari anche in qualcosa tipo di minaccia. E abbiamo un piano. E abbiamo un piano. Tra l'altro, ho visto che ha nominato draghi con la caverna, che da un lato ci sta, perché ci sono dei draghi che sono giocati in questo formato, però. Cioè, sarebbe veramente troppo figo se stessimo giocando contro draghi. Liliana è importante. È veramente importante, soprattutto perché abbiamo visto la terza landa con cui fare cose. E sì, si è appoggiata adesso, inizia a crescere un pochettino. Però in realtà stavo pensando che forse anche Ashok avrebbe senso. Ah, non ho fatto il P1 di Liliana. Sono un coglione. Stavo riflettendo sulle potenziali potenzialità di Ashok e non ho fatto il P1 di Liliana. Che è appoggiata adesso a campo vuoto, farla crescere, tirare l'ultimate, poteva essere figo. E invece sono stupido. Oh! Ok, mi sa che Liliana sarebbe morta in ogni caso. Ma... Cioè... Stiamo veramente giocando contro draghi? Perché sarebbe bellissimo e dannatamente tribale. Terra, sì. Rito un po' meno sì. Però... Ma che figata! Ma che figherrima figata! Vabbè, allora io vedo un attimo cosa fa. Entra in combat, quindi non ha un altro eventuale drago rapido. Vorrebbe parare con il drago rapido. Peccato, mi dispiace, guarda proprio. Non volevo dirtelo così, però niente. Beh, sì, ovviamente perché ha continuato a pescare terre, che in realtà ci sta, perché poi il primo muccone che pesca sono schiaffi. Liliana o Regisauro, abbiamo appena visto che ci sono draghi rapidi in questo mazzo che ci fotterebbero Liliana, quindi io a questo punto vado per Regisauro, innanzitutto perché il prossimo turno sono letali, secondariamente perché in caso di un eventuale drago importante che ribalti qualche situazione, Liliana sacrifica, tac, dovrebbe essere forte come cosa. Ok, però ovviamente...
Cioè, Mulligan a 5, che col calice lo ha mandato a tre carte in mano, si è fatto sentire. In questo caso, boh, io provo con le vratte e aumentando con gli editti, anche se in realtà il problema che riflettevo su questa vratta è che per essere impattante contro creature così grandi abbiamo bisogno di vedere tante lande, quindi forse 22 lande sono un po' poche, contando che comunque non tutte sono lande innevate. Ecco, contro draghi, secondo me Ashok non è così forte, quindi è quel genere di cosa che levo subito. Non mi pare che questo mazzo giochi tutori, quindi ok. Oh mio Dio, è una mano molto bella, molto importante, fargli quel Regisauro di turno 1 lo vedo veramente molto figo. Basta solo che non faccia calice di primo, e ok che ci sono le tombe e le città di traditori, però comunque dovrò avere il calice di primo. Quindi, boh, la statistica secondo me è a mio favore. Ah, ha mulligato. Oddio, ha mulligato. Oddio, l'ha fatto. Oddio, lo sta facendo. Avevo appena detto che la statistica era a mio favore. Maledetto, è diventata personale la cosa. Va bene, seconda terra, seconda terra, seconda terra. Please. No! Basta! No, droppa uno! Perché? Basta! Ah, era così bello. Era un Regisauro a turno 1. Che bello! Poi con la seconda terra avevo quei due editti da fare. A parte che avevo anche abbastanza mano, probabilmente per fare sia Liliana che Regisauro a turno 1. Con tutti i riti che ho pescato, però va bene. Insomma, va bene. Ce la possiamo fare. Ce la faremo in qualche modo, credo. Spero. Seconda terra? Seconda terra? Sì! La suspense mi stava uccidendo. Ok. Ok, abbiamo tipo 14 carte morte in mano. Va bene. Però se peschiamo la terza landa, la terza ulteriore landa, iniziamo a fare cose divertenti. E abbiamo un sacco di roba da scartare, quindi possiamo fare tranquillamente Liliana, Regisauro, cose, gente. Quindi va bene. Va bene. Sono 4 mana effettivamente che può fare. E sta facendo mana per draghi. Reggente o cosa? Ci sono draghi a costo 4 che si giocano in questo formato? Cioè, si giocano draghi in questo formato? Ah, ok. 4-4 rapido volante incounterabile che a fine turno gli torna in mano. Vabbè, però io l'editto glielo tiro lo stesso, perché se glielo lascio tornare in mano vuol dire che comunque sì, il turno dopo si occupa ancora 4 mana, si fa 2 danni, bla bla bla, eccetera. Però intanto ho preso 4 schiaffi anche io, quindi insomma, no. Facciamo un bel editto. Whoop. Ecco, va detto che la lentezza di MTGO non aiuta molto a creare suspense per la partita. Però insomma, si possono giocare tutti i formati, è anche abbastanza figa e carina come cosa. Terza landa, terza landa, terza landa. Quasi. Ma tanto ho un altro editto, il problema è il prossimo turno. Tre riti in mano. Cioè, mi è rimasto un disastro di mana. Potevo veramente fare Liliana e Regisauro. Trinisfera. Questo è un problema se non vedo la terza landa. Però se vedo la terza landa, è cambiato un cazzo. Oh mio Dio, sì. Oh mio Dio, sì. Zio. Regisauro. Stavo anche un po' pensando di fare Liliana, iniziare a svuotargli la mano. Però comunque gli era rimaneva uno in mano, bastava che fosse un drago rapido. La statistica era bassa, ma era bassa anche secondo me anche la statistica di che mi facesse terra che dà due mana di primo turno più calice, quindi va bene. Tra l'altro io sono abbonato con i drop a 1, cioè so che ne ho tantissimi, però lo stesso. Vabbè, zio Liliana, iniziamo a scartare a sto punto e le minacce iniziano ad essere un po' tante per te, non so bene come,
come ne puoi uscire? Se fai un parante te lo sacco, se fai un attaccante per uccidere Liliana ti do le tali, quindi boh, direi di aver concluso. Che partite che sono state! Non mi sarei mai aspettato di beccare così tanti tribali in questo formato da riuscire a farci questo breve, ma secondo me efficace e divertente video. Spero che l'abbiate apprezzato, fatemelo sapere sotto nei commenti nel video per altri contenuti di Legacy con questo mazzo o di qualsiasi altro formato, fatemelo appunto sapere. Ci vediamo alla prossima volta.